2 mesi di tempo per il territorio comasco per vincere una battaglia fondamentale sulla tangenziale di Como, mantenerla gratuita. Dal 1 novembre, con la fine di Expo, pedemontana e tangenziali non saranno più gratuite e in queste ore sono comparse le prime cifre. Per il primo lotto comasco si parla di un pedaggio di 40 centesimi rispetto ai 60 ipotizzati inizialmente. Aspettando i numeri ufficiali, però, i politici comaschi non hanno dubbi. Qualsiasi pedaggio vanificherebbe i vantaggi dell'opera aperta lo scorso 23 maggio, oltretutto senza secondo lotto. Il comune di Como e le realtà limitrofe hanno avuto una riduzione di traffico improprio sulla viabilità ordinaria, spiega il primo cittadino comasco Mario Lucini, ma perché i vantaggi continuino, la tangenziale deve restare gratuita. Da tempo il territorio chiede a Regione e Pedemontana di trovare una soluzione per mantenere il primo lotto senza pedaggio. L'accordo va trovato con Autostrade per l'Italia, chiamata a certificare il costo della Milano-Laghi al casello di Como Sud, pedaggio che secondo i politici lariani dovrebbe essere di 1,40 euro e non come oggi di 2,20 euro, cifra che comprende anche gli 80 centesimi della tratta fino al confine di Stato che non tutti però percorrono. La parte di tangenziale pura, da est a ovest, senza interconnessioni con l'autostrada, dovrebbe restare gratuita, spiega Alessandro Fermi, sottosegretario di Forza Italia in regione. La compensazione per il mancato incasso a Pedemontana, aggiunge, dovrebbe arrivare da Autostrade attraverso una quota del pedaggio che viene pagato alla barriera di Grandate, oggi più alto del dovuto. Un pedaggio che, tra l'altro, conclude Fermi, verserebbero per intero anche gli automobilisti che entrano in tangenziale dall'autostrada. Sulla stessa linea Luca Gaffuri, consigliere regionale del PD, che ricorda come siano pochissime ormai le tangenziali a pagamento in Italia. Presenterò una mozione, dice, cercando di trovare sponda anche a Varese, che dovrebbe avere il nostro stesso interesse. Bisogna fare il secondo lotto, dice infine il consigliere della Lega Nord Dario Bianchi. Solo in questo caso un pedaggio avrebbe un senso.